Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio di Wonder Boy The Dragon's Trap. Allora, facciamo un attimo di mente locale. Abbiamo sbloccato la trasformazione piranha. Quindi, se non erro, la prima cosa che viene in mente è acqua. Ad esempio, qui. Lì ci si arriverà dopo, qua dentro, qui si cade, e qui invece, ah, un tesoro. Soldi che non fanno mai male. E di là c'è il castello dell'inizio. Ah, giusto, ok, siamo alla spiaggia. Vediamo. Andiamo giù. Allora, qui dovrebbe esserci uno scudo, direi che non ci fa male. Prendiamo. È già equipaggiato, 120 di difesa, non va malissimo. Qui invece ci torneremo più avanti, molto più avanti, se vogliamo fare i completionists, perché c'è una cosa. Un livello segreto molto difficile. E adesso, passando sott'acqua, dovremmo andare al vascello dei pirati. Qui non possiamo ancora andarci. Ricordate in fondo alla spiaggia che c'era un vascello sullo sfondo? Dovrebbe essere raggiungibile da qualche parte da qui. Un altro tesoro. Battere sott'acqua è sempre un po' una rottura di balle, in realtà. Aia. Allora, il relitto dovrebbe essere più avanti di qua. Eccolo. Sullo sfondo, maestoso. Allora, più avanti di qua non si va. Qui. Tesoro già, che abbiamo già preso. Quello se ne riparla. Ma può essere che si raggiunga da un'altra parte? Strano. Guardate quanto era più bello, come vi dicevo la volta scorsa, il modello, diciamo, in pixel art, anche se a 8 bit, del Piranha. No, qui ci siamo già stati. Mi sa che non è da qui che si arriva. Devo essere sincero, io nei Wonder Boy ho sempre avuto un po' di. Ho sempre fatto un po' di confusione perché ci sono più zone
acquatiche con Wonder Boy 5. E che sia da andare qua? Ok, forse ci sono. Forse ho capito. Mi sa che dobbiamo... Lì no. Dobbiamo tornare indietro. Non di qua. Mi sa che c'è una cosa che abbiamo lasciato indietro. Non qui. No. Di là no, da nessuna parte. E qui non possiamo andarci finché non ci possiamo ritrasformare in topo. Stessa cosa per quella pozza lì. Mi sa che noi abbiamo lasciato indietro una cosa. Non solo una in realtà. Però non siamo ancora andati da questa parte. Esatto, qui. Perché, aia, fanno malissimo questi e non muoiono neanche... sì. No, 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 ragazzi, aspettate un attimo. No, no, mi sembra che ci tolgano troppa energia con un colpo questi mostri. Perché qui è ancora tollerabilissimo. Ma quelle specie di oni giganti... Un attimo, cerchiamo di fare in mente locale. Qui no. Lì tanto non ci posso andare. Ah, gratis? Ah, fantastico. Gratis non si rifiuta mai niente, direi. Uff, però sapete che forse... No, no, ragazzi, mi sa che eravamo sulla strada giusta. È l'unica zona che non abbiamo ancora esplorato di quelle accessibili adesso con le nostre sembianze. Vediamo, basta solo stare attenti. Rane andate. Vediamo. Grandissimo il boomerang. Eh sì, l'arma definitiva del gioco. Ancora i demoni rossi che abbiamo incontrato nella torre, ma questi se ne vanno via anche abbastanza facilmente. Le pianticelle solite.
Dai, dai, probabilmente è la strada giusta. Aia. E questi sono l'incrocio tra i demoni rossi e quelli gli ioni che lanciano pietre. Molto bene, ci mancava. È tutto molto pericoloso potenzialmente. Ecco, tipo no. Uff. Aia. Che culo, ragazzi. Oh. Di quello non mi fido per niente. Ma se ne va, va bene. Qui ci vuole un po' di platforming a tempo. Aia. Il drago costa solo 300 e non, dice, e non teme la lava. Sì, questa ci serve per forza. Più 30 difesa, più speciale. È meno resistente alla lamellare della Shogun, ma ci permette di ignorare i danni da lava. Una cura non ci serve. E adesso si prosegue, hop, nella lava. Che stronzo. Madonna, che fastidio. Oh, via. Salto? Vai. Nuovi nemici. E qui c'è una strana abitazione. Ah, giusto, giusto. No, scusate, scusate, no, dobbiamo trasformarci in topo per utilizzare la parete che c'è nella stanza adiacente. Esatto. Oh là. Questo oggetto ci permette di fare, guardate, l'anello del fulmine. Sì, non si riesce a selezionare l'oggetto per vederne le proprietà, ma adesso vi accorgerete subito di cosa fa. Hop! Via! Possiamo spaccare i blocchi quadrati. I blocchi, diciamo, di roccia, tipo questi.
e torniamo al villaggio. Quindi adesso so esattamente cosa devo fare. Non qui magari. Guardate, hop. E adesso possiamo trasformarci quando vogliamo. Riprendiamo le nostre sembianze da piragna. E possiamo dirigerci veramente alla nostra meta. Nella seconda pozza d'acqua, diciamo. Salutano. E finalmente proseguiamo verso la nave dei pirati. Però, visto che siamo già a quasi 20 minuti, gli episodi di questa serie voglio tenerli relativamente corti, affronteremo il dungeon vero e proprio nel prossimo episodio. Qui c'era una cura, però evitiamo di farci curare se non strettamente necessario, perché davvero è un peccato, perché ogni volta che ci cureremo si salirà il prezzo. Questa è l'entrata, voglio andare a vedere di là cosa c'è, però prima misteriosa, un tesoro, va bene. Oh, meno male, meno male, un quarto cuore prima di affrontare il dungeon ci sta, anche perché ho ricordi piuttosto poco simpatici del dungeon, che vedremo a questo punto nel prossimo episodio. E ragazzi, ci siamo. Un episodio un po' da inizio incerto, però abbiamo recuperato l'anello del fulmine e ci apprestiamo a entrare nel relitto. Quindi non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!